Di mestiere faceva il falegname e poi il calciatore. All'appuntamento con l'intervista avrebbe dovuto portare un pallone, che però si è dimenticato, avvisandoci con un SMS. Nessun problema, è andato a comprarne uno nuovo. Timido e soprannominato da Peruzzi e soci Geppo, Torricelli usa il pallone come aiuto per stare davanti alla telecamera e racconta di sé, della Juve, di Giovanni Trapattoni, passando dalla Brianza e dalla US Karatese, la società dalla quale tutto ha avuto inizio. Praticamente lavoravo in una falegnameria lì in Verigo e niente, come tantissimi ragazzi, la passione per il calcio, giocavo nella Karatese interregionale, un passatempo che mi piaceva molto, mi faceva guadagnare dei soldini extra che ai tempi non erano male. E in pratica nel mio piccolo ho raggiunto il massimo, cioè giocavo in nazionale dilettanti, però vedevo che tutti i miei compagni di nazionale bene o male avevano la possibilità di diventare, di provare a giocare nei professionisti e dedicarsi solo al calcio per vedere un po' come andava. Io questa possibilità non mi era mai arrivata, finché di botto è arrivata la Juventus e diciamo che sono stato bravo a cogliere l'occasione, però fortunato perché ci sono state un po' di coincidenze che hanno fatto sì che andasse tutto per il meglio, insomma. In pratica a me mi ha cercato un procuratore per andare a giocare nella Pro Vercelli, che era la stessa categoria della Karatese, e a me non interessava, anche perché in quel periodo stavo parlando con il Pavia, che era in C2. E avevo già parlato col presidente e tutto, se non che questo procuratore mi ha detto: aspetta una settimana e vediamo un po'. E da lì mi fece fare un amichevole con il Verona e si capisce che ho fatto una buona impressione. E da lì c'era il direttore sportivo, che era un uomo della Juventus, credo che abbia fatto arrivare il suo parere alla Juventus e mi fecero fare quelle tre famose amichevoli. E da lì ho conosciuto Trapattoni. Già il fatto di essere arrivato a aver fatto queste tre amichevoli era significativo per me, perché insomma il nome incominciava a girare e quello che cercavo si stava avverando, ovvero provare a fare il calciatore professionista. Mai avrei immaginato che la Juve potesse pensare a me, e invece Trapattoni. Mi ricordo che la Juventus voleva comprare Vierkud e disse: se non riusciamo a comprare Vierkud, porto via questo ragazzo in preparazione e poi vediamo un po' come va. E da lì tutti gli incastri sono andati bene, nel senso che Vierkud è rimasto alla Sampdoria, io sono partito senza contratto con la Juventus e piano piano ho firmato il famoso contratto in bianco. La prima squadra a volerlo fu la Folgore Verano, che evidentemente gli portò fortuna. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Oggiono, Karatese, Juventus, Fiorentina, Espanyol e Arezzo. Come allenatore ha guidato gli esordienti della Fiorentina e a seguire la Pistoiese e il Figline. Ha vinto 3 scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, una Coppa UEFA, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. Ha vestito la maglia della Juve 153 volte per un totale di 8 gol in carriera, e a confrontarlo con il calcio di oggi, dove chiunque ha un procuratore, Torricelli viene proprio da un altro mondo, il mondo che lo vide firmare un contratto in bianco alla fine di un amichevole. E l'ho firmato appunto dopo questa partita su un cofano di una macchina in un parcheggio, per cui fantastico. Un ragazzo che viene catapultato in quel mondo, insomma, si parlava spesso di giocatori viziati, gente che guadagna tanti soldi, per cui non sapevo benissimo cosa aspettarmi nei confronti loro, e invece devo dire che ho trovato gente disponibilissima, che mi ha aiutato tantissimo, mi hanno fatto sentire subito uno di loro,
prendendomi tra virgolette in giro per il mio lavoro, dandomi il soprannome di Geppo e Geppetto. Però sono tutte situazioni che mi facevano sentire uno di loro. Il prezzo del cartellino era 50 milioni e in più queste due amichevoli da fare Juventus Karatese, e alla fine quelli di karate se la presero, perché invece che due amichevoli ne abbiamo fatte solo una, e per cui gli era sfumato anche il secondo incasso e me l'ha sempre fatta pesare. Moreno Torricelli ha riservato uno spazio importante nel quadro della sua carriera per Giovanni Trapattoni, che alla Juve lo volle fortemente per la sua grinta e il suo non risparmiarsi mai. Trapattoni gli devo tutto, io ho sempre pensato e non so quanti allenatori avrebbero rischiato la sua faccia per lanciarmi nel mondo del calcio, soprattutto in una squadra come la Juventus, che in quell'anno insomma ha comprato Vialli, Ravanelli, Plat, ricordo dopo la prima amichevole contro il Bayern Monaco a Monaco, dove mi fece giocare titolare, ci incontrammo dopo la partita in ascensore per andare in camera e in dialetto mi disse: o te sei matto o te sei giù da lui. E da lì mi fece molto, molto piacere, nel senso mi fece capire che ci potevo stare anche a quei livelli. Seguendo il trap, Torricelli arrivò a Firenze, dove giocò dal 1998 al 2002 e dove, nonostante l'iniziale difficoltà di vestire la maglia viola dopo aver indossato per 6 stagioni quella bianconera, trovò un ambiente e una città da amare. Alla fine poi credo che sia andato tutto fantasticamente bene. La città è una città fantastica e per il momento sono ancora qua a vivere, per cui diciamo che mi sono trovato bene. Però non hai perso l'accento. L'accento brianzolo, guai. Guai, no, fortunatamente non sono uno che assorbisce gli accenti stranieri, diciamo. Non tutti sanno che Moreno Torricelli da giovane è sempre stato interista e tifava insieme al fratello Claudio per la società nerazzurra, con tanto di svariate presenze allo stadio di San Siro dedicato a Giuseppe Meazza. Io 2 mesi prima di andare alla Juventus ero a San Siro a vedere la semifinale famosa che la Juventus batté l'Inter con doppietta di Baggio. È stata una delle prime cose che gli ho detto in ritiro, che ero sugli spalti a insultarlo. Io sono sempre stato tifoso interista, mio padre aveva un bar e c'era l'Inter Club del paese, mio fratello sfegatato interista. Con la nazionale Torricelli ha collezionato 10 presenze, ma anche qualche giocatore di troppo davanti a sé nelle normali gerarchie dei tecnici che si sono succeduti e la sfortuna di essersi infortunato proprio quando pareva fosse arrivato il suo momento. Purtroppo un infortunio qua a Firenze, mi sono rotto il crociato e da lì ho fatto veramente fatica, perché porto ancora le conseguenze tuttora. Non riesce a calciare, per dire che se sbagli poi sì, è per quello. Sì, assolutamente, metto le mani avanti. Senti, allenato i ragazzini alla Fiorentina, primo giorno d'allenamento, noi avevamo 11 anni, tutti con il loro pallone, dai, cominciamo a palleggiare, tu, colpi di tacco, di testa, dietro, la fermavano sul collo, io ho preso il pallone e ho detto, dai, andate avanti da solo. Su un cofano di una macchina in un parcheggio, per cui fantastico. L'accento brianzolo, guai.